Quando nasce questo amore per la musica? Allora, in realtà c'è sempre stato perché sono figlio di due musicisti classici. Okay. Però l'amore per la techno e la musica elettronica nasce più o meno quando avevo 12-13 anni. E poi niente, ho iniziato a frequentare i club, insomma, sono entrato un attimino nel mondo delle serate. Non e hai capito poi com'è la figura del DJ, no? Cosa fa, com'è l'ambiente? Sì, allora, diciamo la figura del DJ è una figura che avevo, insomma, già adocchiato, già mi sarebbe piaciuto diventare DJ fin da piccolo. Vuoi per casi della vita, insomma, non ne ho fatto mai di niente fino a poco fa, quando insomma, ho iniziato. Cosa ti ha spinto, se non ti puoi iniziare a dire ok, lo devo fare perché me lo sento, no? Cosa, c'è stato un evento, un qualcosa scatenante? No, cioè ho sempre avuto sta cosa, mi è sempre piaciuta e ho detto, ho riscoperto solo un anno e mezzo fa che dovevo fare questa cosa a tutti i costi. E invece a livello proprio di influenze, come è nato, no? Il tuo gusto, quindi ascoltando magari anche quali DJ o insomma andando a quali eventi e poi come sta tramutando nel tempo, cosa sta cambiando, stai scoprendo cose nuove? Allora, nasce ovviamente con la techno classica, quindi insomma sono stato a tante serate di Jeff Mills, Ilaria Alicante, Marco Carola, Marco Faraone, quindi la base un po' deriva da lì. Okay. Poi piano piano, con gli anni anche la moda, i BPM si sono alzati sempre un pochino e mi sono avvicinato per la prima volta all'art techno con Rainer Sonnenfeld al K Future Festival. Okay. E poi da lì niente, ho conosciuto i DJ, insomma, principale art techno e ultimamente quello che insomma mi dà più ispirazione, che mi piace di più, uno tra quelli è Clan Questler. Ok. Assolutamente. Immagini anche un'idea di produzione futura, ti piacerebbe anche andare a creare un qualcosa di tuo, un tuo marchio? Assolutamente. Ok, già in mente. Assolutamente, solo che la produzione c'è un universo. Tanto tempo. Quindi, esatto, non essendo questo il mio lavoro principale. Cos'altro fai? Io sono fotografo, come professione sono fotografo. Okay. E questa tua professione ti ha un po', no, portato anche a fare determinati eventi o magari anche a avere situazioni in cui ti hanno influenzato maggiormente, anche vivendola magari a livello diretto, no? Quindi ecco, sul palco magari. Ovviamente essendo fotografo, tutta la parte estetica, la parte più visiva, viene abbastanza automatica. Esatto. Poi ho la fortuna di avere un team, insomma, di persone che mi dà una mano per la produzione di video, insomma, di tutto quello che si fa, quindi sono molto fortunato per questa cosa. E sì, poi alla fine comunque la professione fotografo influenza il DJ e viceversa. Esattamente. Quindi insomma sono due passioni che comunque riusciamo anche a cozzare bene, possiamo dire. Sì, assolutamente. Hai tipo appunto degli obiettivi che possono essere appunto andare a suonare nel posto X oppure finire in un futuro in qualsiasi X etichetta? Ti dico, attualmente non ho obiettivi precisi, voglio andare a suonare nel posto X, quello no, anche perché è iniziato da poco. Sicuramente voglio continuare quello che sto facendo al meglio delle nostre possibilità e vedere che cosa viene fuori. A livello estetico, il progetto Radiant, qual è l'idea del progetto, del nome e qual è, diciamo, la tua linea estetica o appunto d'arte che vorresti trasmettere? Allora, sì, il nome è un po', insomma, Radiant, ricorda un po', cioè in inglese è la parola radianza, no? In italiano, quindi ha a che fare con la luce, quindi è collegato sempre al discorso fotografico. E a livello estetico anche, insomma, abbiamo fatto poco tempo fa una sorta di piccolo evento per realizzare un video in cui io suono un'ora e anche la parte di illuminazione, la parte estetica è molto molto simile alla mia estetica fotografica. Estetica, esatto. Certo. Io essendo anche fotografo di moda ho fatto insomma vari shooting con una determinata estetica, quella estetica la trasporto poi nella musica, in quello che si fa. Allora io mi aspetto sicuramente che in futuro ci sia un tuo DJ set con una tua mostra dentro. Potrebbe essere un'idea. Quindi una tua concezione proprio estetica anche del suo, perché il luogo in cui suoni e ascolti il DJ influenza anche tanto, no? Sì, quindi immagino creare un ambiente in cui poi siete a 360 o qualche installazione, qualche installazione figa particolare, potrebbe essere una buona idea. Ti ringrazio, spero tu sia stato bene con One Hour. Vabbè. E quando tornare sarai benvenuto. Ciao.